Ventilazione non invasiva in età pediatrica è stato l'argomento dibattuto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela nel corso del convegno che ha visto la presenza di numerosi pediatri e personale sanitario. L'obiettivo è quello di offrire all'utenza le metodiche diagnostiche, terapeutiche e delle linee guida più recenti elaborate dalle società scientifiche. Dottore, che cos'è la ventilazione non invasiva e che cosa vuol dire in termini di salvezza proprio di una vita? Ci sono delle insufficienze respiratorie, poi al di là del fatto che siano nel neonato, nel lattante, nel bimbetto un pochettino più grande. Individuato il tipo di insufficienza respiratoria, una ventilazione non invasiva, che poi in pratica significa semplicemente senza intubare il bambino, quindi senza questa pratica un po' cruenta se vogliamo, consente, permette di prevenire le insufficienze respiratorie che vanno ad intubazione. Quindi riconoscerla in tempo ed attuare questo tipo di ventilazione, che poi è anche semplice, perché chissà cosa sembra vederla, però se uno poi praticamente lo vede si rende conto che è una semplicità unica e sola e offre una qualità di assistenza meravigliosa, anche in termini di confronto del demogas. 20 minuti di ventilazione non invasiva migliorano il paziente in una maniera spettacolare, documentabile dall'emogas analisi. Questo ci ha convinti e ci scommettiamo senza nessun tipo di problema, perché abbiamo medici, infermieri assolutamente motivati a crescere. Io lo sto vedendo, tanto che da un po' di tempo offriamo dei servizi, come dire, differenziati, cioè specialistici, non una pediatria di ordine generale. Facciamo la dermatologia, facciamo l'allergologia, facciamo la neonatologia col follow up, ci organizzeremo per altre cose che non voglio anticiparvi, perché man mano ci qualifichiamo e li offriamo poi all'utenza. Il convegno di ieri è il secondo step della formazione continua per i pediatri, cominciata lo scorso anno. Lei ha fatto vedere ai suoi colleghi gelesi un video abbastanza semplice quanto esplicativo di queste manovre, di questa nuova pratica non invasiva per i neonati. E quali sono le più importanti novità apportate da questo nuovo trattamento? Fondamentalmente il trattamento è stato importato dall'America, da John Buck, che è stato realmente l'antesignano di queste metodiche. Qual è il razionale? Il razionale è fondamentalmente aiutare chi non riesce a tossire, che non riesce a eliminare le secrezioni, aiutarlo in maniera esterna. Come? Grazie a una macchina che non fa altro che simulare la tosse. Noi come tossiamo? Aumentiamo la pressione dentro la capacità toracica e poi eliminiamo una pressione negativa, e questo ci fa buttare le secrezioni. Fondamentalmente la MIE, che è questa insufflator che vi ho fatto vedere, simula questo, cioè non è altro che riuscire a sopperire un'incapacità del soggetto a tossire. Lo riusciamo a sopperire grazie alla macchina.